capire un concetto che hai detto tu, Giorgio, che veramente una cosa che oggi sembra meno importante, visto l'avvento dei social, dei quali usufruiscono tutti, e dove vedo che anche, diciamo, ragazzi giovani, credo indubbiamente preparati, trovano un palcoscenico per esprimere le loro competenze, le loro conoscenze, però io credo che l'esperienza, che si può acquisire solo con decenni di attività sul campo, sia in realtà l'elemento più importante nella pratica clinica medica, e quindi credo che ne abbiamo un grande esempio. Grazie Giorgio e anche a te Spattini per la generosa presentazione nei miei riguardi. Io cerco di fare quel che posso, sono stato fin oggi stimolato da una bellissima frase che di una canzone di Venditti: quanto è bella la vita, che quando sempre è finita è appena cominciata. Allora, vi parlerò principalmente di, supplemento pochi concetti, di un campo che dove sono per me più dove ho, per quel che mi riguarda, maggiore conoscenza, poi gli altri valuteranno se è condivisibile o meno. E poi aggiungendo che cosa è successo nell'ultimo anno ormai di esperienza diretta col metodo S-Drive. Quindi in questi anni di esperienza, di lavoro intenso che ho fatto, cominciando dall'ospedale, dove addirittura ho cominciato come allievo interno prima della laurea, eccetera, allievo interno che una volta significava vivere indirizzo carta d'identità, sul mio c'era corso Bramante 88, secondo piano della chirurgia. Poi dopo il 75 è stato vietato perché si è entrato lo statuto dei lavoratori e tutte quelle cose sulle mansioni eccetera che ci stanno portando all'esperienza di questi giorni, dove nessuno sa mettere insieme le varie cose, ognuno è super specialista di un piccolo dettaglio perdendo l'insieme, e quindi ognuno mette un pezzo di medicina, un pezzo di farmaco più o meno efficace come sintomatico. Mettere insieme significa cercare la causa, e chi te lo fa fare più? Nessuno. Allora, tutte le patologie croniche, degenerative e infettive, tranne quelle genetiche congenite, che sembrano sempre più correlate alle condizioni genetiche ed epigenetiche materne, quindi i famosi 1000 giorni dal concepimento, si sviluppano in ambiente cellulare acido, traggono la loro origine da una disbiosi intestinale, uno stato infiammatorio cronico ed una carenza di ossigeno tissutale. Se non c'è infiammazione cronica, più o meno distrettuale, e ipossia, non c'è patologia. Base comune alle varie patologie sono, questo in base alla mia esperienza di piccolo ricercatore di stati infiammatori, l'infiammazione cronica, disbiosi intestinale, con gli stessi markers dell'infiammazione. Qualunque patologia ha questi markers in comune a tutte le altre patologie, quando è cronica, non è acuta. Tumore negativo fattore alfa, interleuchina 1 beta, la 6, la 8, la CPR. E poi ho aggiunto, qui non l'ho scritto, mi sono dimenticato, la 17, che ho dimostrato poter ridurre usando alcune tecniche. Io l'ho dimostrato sul melanoma e su tumori del colon, ma l'ho dimostrato anche sulla sclerosi multipla, eccetera. Anche le malattie genetiche omozigotiche, per manifestarsi, necessitano del concorso di fattori epigenetici. Ogni medico, di una volta, speriamo del futuro, dovrebbe sempre facilitare un nuovo equilibrio allostatico, risposta adattativa utile per mantenere l'omeostasi, considerando i vari fattori epigenetici, tenendo conto delle comorbidità e delle interazioni tra i farmaci, mantenendo una visione d'insieme del paziente, i famosi equilibri pinei, cosa impossibile
con i famosi 10 minuti a quali ci costringe il sistema che vuole il nostro bene. L'influenza di fattori epigenetici sulla predisposizione genica individuale causa le differenti forme cliniche, che possono essere silenziate. I mitocondri ci forniscono energia e i mattoni necessari per il nostro metabolismo. La nostra salute dipende prevalentemente dal loro numero e dal loro buon funzionamento. Anche questo è nettamente dipendente dai nostri fattori epigenetici. I mitocondri regolano l'apoptosi. Quindi se ce n'è troppa abbiamo una neurodegenerazione, ma se c'è poca apoptosi abbiamo i tumori. Tutte le cellule viventi del mondo animale e vegetale interagiscono tra loro e con l'ambiente sia per via biochimica che attraverso la biorisonanza. Il professor Spaggiari è da anni che ci parla di questo e adesso finalmente cominciano i riconoscimenti ufficiali. Quindi una maggiore interazione e sinergia tra diverse vie metaboliche ci permette di ottenere un maggior benessere psicofisico. L'ozono, una molecola che è stata data per definita in vari modi, quello che posso dirvi perché è accertato scientificamente è che, primo, su PubMed non esiste nessuna molecola che abbia avuto tante pubblicazioni. Trovate in un'altra che ne abbia avuto più di 1600 pubblicazioni censite da PubMed. Quindi non conoscerla non è colpa della scienza, ma è colpa di chi non vuole più scienza. Come anche l'ozono, che è prodotto normalmente da tutti gli esseri viventi, ci permette di considerare l'ozonoterapia, cioè un qualcosa di esterno che aggiungiamo, come un fattore epigenetico. E come qualunque farmaco, è anche a dose dipendente. Quindi possiamo avere una dose inefficace, una dose terapeutica ed una dose tossica. Dosaggio molto basso di 20, che è prevalente in molti paesi, anche in molti colleghi italiani, non fa danni, ma non è efficace per limitare l'espressione di patologie. Anzi, essendo fattore immunostimolante e avendo visto prima che tutti i marcatori di infiammazione sono uguali per qualunque patologia, il cosiddetto Covid dovrebbe aver rinfrescato la memoria a tanti che i marcatori di infiammazione debbono calare, non debbono aumentare. Se io stimolo, forse qualche dubbio dovrebbe esserci ad usare le dosi troppo basse. Quella che considerate il range terapeutico da 20 a 45 innesca un'attività ormetica cellulare, cioè a piccole dosi è immunostimolante. A dosi di 40-45 non è immunosoppressivo, ma è immunomodulante. L'infiammazione è la vita, se non c'è infiammazione non c'è vita. La vita è presente solo se da questo continuo bilancia che oscilla tra ossidazione e non ossidazione, ossidazione e non ossidazione. Se l'infiammazione, che è la normale fisiologica risposta a qualunque stimolo esterno, dura troppo tempo, diventa patologia. Ma se è la risposta ad uno stimolo esterno, è indispensabile per mantenerci in vita. Quindi non dobbiamo spegnere l'infiammazione. I LOP sono dei prodotti di iperossidazione lipidica che vengono attivati dall'ozono. E se voi nel vostro sangue non avete ozono, mi dispiace, non ci credo, non è possibile, perché sareste morti. Non c'è spazio sul pianeta Terra, su Venere forse, chissà quale altra vita, ma sulla Terra non c'è. Attivano meccanismi di sopravvivenza cellulare, quindi stress ossidativo, equilibrio metabolico, risposte antinfiammatorie, sistemi di trascrizione. I fattori che ho scritto sotto sono dei fattori di trascrizione che poi attivano a loro volta reazioni biochimiche che permettono l'espressione genica ed epigenetica. Se quei marcatori non si attivano non c'è niente.
La nostra vita è un continuo equilibrio tra fattori di trascrizione NRF2 mitocondriale ed NFKB. NRF2 significa sistema antiossidante, NFKB significa proinfiammatorio. I LOP attivano il sistema di protezione ipossico HI1F1A. Per questo concetto qui, che è stato dato il premio Nobel nel 2019 a tre premi Nobel, che hanno dimostrato che Otto Babbo, che nel 1931, quando aveva avuto il premio Nobel, aveva dimostrato che una ipossia di 45 minuti a livello cellulare poteva convertire quella cellula in cellula tumorale, è stato ridicolizzato negli ultimi decenni. E grazie a questi tre premi Nobel si è dimostrato che Otto Babbo aveva ragione, perché senza ossigeno voi potete stare digiuni 40 giorni, potete non bere per una settimana, fate una prova, tappatevi il naso e bocca, vediamo quanti giorni state in piedi o quanti minuti. Sono delle cose troppo evidenti, quindi le cose evidenti sono troppo semplici, quindi dobbiamo usare le cose complicate, le sindrome idiopatiche essenziali. Sapete cos'è idiopatiche essenziali, eh? Quando un medico non sa dove mettere le mani, non ha capito proprio niente, davanti al paziente fa una bellissima figura dicendo che ha una sindrome idiopatica essenziale. Ecco. I LOP attivano sistema di protezione ipossico. Lo spostamento delle vie di attivazione delle citochine, guidate dall'ozono, da proinfiammatorio ad antinfiammatorio subito dopo, perché produce radicali liberi, ma radicali liberi instabili. Il miracolo di questa molecola è dovuta ad un elettrone spaiato che ne dà una molecola molto instabile. La differenza tra i radicali liberi che produciamo noi volontariamente, più o meno consapevolmente, con i farmaci è che con i farmaci noi produciamo radicali liberi stabili e quindi abbiamo gli effetti collaterali conseguenti alla persistenza nel nostro organismo dopo che quel farmaco ha svolto il suo compito. Quindi quando fate la chemioterapia, cosa fate? Attivate radicali liberi, esattamente come fa l'ozono, che è un ossidante. Però il radioterapico vi fa, o chemioterapico vi fa un radicale libero stabile, e quindi se non riuscite ad eliminarli subito, potrebbe essere utile, ma non mi risulta che molti centri lo facciano. Dopo la flebo di chemioterapia, fategli un litro di flebo per fargliela pisciare quello che è rimasto. Invece no, si manda a casa, così ha le nausee e tutto il resto. Quindi attivazione citochinica da proinfiammatorio ad antinfiammatorio esercita effetti immunoregolatori diretti sui linfociti T regolatori e sul microbiota. Guarda un po', spunta sempre questo microbiota, cos'è, primo o secondo cervello? Io ho il dubbio che sia il primo, poi fate voi, che a sua volta può influenzare la risposta immunitaria, influenzando così la progressione della patologia. Quali sono gli effetti dell'ozonoterapia? Io non conosco nessun'altra terapia che abbia risultati più rapidi. Immediati, nel giro di pochi secondi, potete avere un risultato clinicamente evidente. Tanto che ci può permettere di usarlo come mezzo di ozonodiagnosi, io lo permetto di chiamarlo. Ha un'azione antidolorifica, antinfiammatoria, antispastica, antibatterica, antivirale. Perché? Perché deve agire sui fattori dell'infiammazione che sono uguali per qualunque patologia. Quindi è elementare Watson. Finito. Migliora il microcircolo, ossigenazione tessutale, funzionalità mitocondri, la produzione di ATP e di ossido nitrico. Ma la sinergia con fattori epigenetici è indispensabile per mantenere risultati favorevoli di medio e lungo termine. Ecco qui una risposta rapidissima, di pochi secondi. Arriva un paziente con vertigini, ha una sindrome cerebellare oppure qualcos'altro. È stato scoperto, una scoperta anatomica recentissima di pochi anni fa, raro fare ancora scoperte anatomiche nell'era ultramoderna. È stato scoperto questo muscoletto
detto muscolo retto capitus posteriore minore, che è tra l'atelante e l'occipitale, e si infila addirittura, infila qualche miofibrilla piccolissima, ecco perché non era stata evidenziata prima, attraverso questa articolazione attaccandosi alla dura madre. E quindi quando si contrae aumenta la pressione endocranica, riduce il drenaggio linfatico, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo la cefalea intensa che può dare le vertigini, eccetera, comune a moltissime cose. Ma se voi fate un'iniezione con un ago da 30 g, quindi quello da insulina è più piccolo, noi non usiamo aghi grossi che usano normalmente gli ortopedici, non dobbiamo aspirare sangue, e fate una piccola iniezione sottocutanea in corrispondenza di questo muscolo, immediatamente voi potete fare una diagnosi differenziale tra una vertigine di tipo cerebellare oppure muscolo tensivo. Dopodiché, in base a questo, voi vi orientate su quel che c'è da fare. Non è guarito il paziente, dovete trovare il motivo del perché quel muscolo si è contratto. Sarà questione posturale, bisogna vedere l'ATM, ognuno in base alla propria cultura troverà la... Ma dovete sforzarvi di cercare la causa se volete aiutare il paziente, e non limitarvi a tappare il sintomo lasciando la causa. Un antibiotico ideale non lascia tracce in ambiente, non esiste nessun batterio o virus resistente, compreso l'ultima modernità più o meno inventata. Indicata quando la terapia farmacologica è controindicata nelle sue complicanze. Sinergico con i fattori epigenetici. Quindi l'infiammazione, insulino, resistenza e ipossia sono presenti in tutte le patologie. Dico tutte le patologie, trovatemene una che non abbia qualcosa di questo genere. Diabete, malattie cardiovascolari, sclerosi multipla, demenza, eccetera. L'epigenetica, l'hanno già detto altri, quindi non voglio ripetermi, il nostro destino, quis queste faber natura sue, dicevano i vecchi romani che non avevano la lezione di biochimica. La postura epigenetica, c'è anche la postura epigenetica, perché se voi spostate la testa in avanti, la testa da 5 kg che in posizione corretta può arrivare a pesare 20 kg e quindi vi influenza tutta la patologia della colonna, e questo poi influenza il dolore, eccetera, e quindi sì, tutto quel corredo di fattori epigenetici che certamente non vi fanno stare bene in salute. Disfunzioni organiche primarie, eccetera. Quali sono i principali fattori epigenetici? Mi permetto di elencarne alcuni, quelli dove più facilmente possiamo agire, perché è inutile dare una ricetta di un qualcosa che non è possibile. Quindi, prodotti finali dell'aggregazione avanzata, quindi attenzione alla cottura degli alimenti. Non è solo l'emoglobina glicata, ma anche i prodotti da forno, i prodotti troppo cotti, fanno quella fusione tra glicidi e proteine che fanno proteine glicate, che rendono il sangue ispessito, cosiddetto. Cerco di usare termini elementari, perché chiedo scusa, ai miei tempi non si usavano termini che sono oggi giustamente moderni perché ultrascientifici. Quindi carni processate e salate, dieta ipo-ipercalorica, il famoso effetto yo-yo. La resistenza leptinica, una molecola scoperta da un certo Friedman nel 94, ancora oggi stranamente ignorata anche da centri di diabetologia. Quindi che un diabetologo non sappia che per correggere il suo diabete deve dare un giusto segnale leptinico, permettetemi lo stupore di un vecchio come me. Dal 1994 è stato scoperto. Ci siamo molti medici qui che hanno esperienza diretta, che in pochi giorni riescono a stabilizzare una glicemia che nessun centro diabetico riesce a stabilizzare, facendolo oscillare tra ipo e iperglicemia, però il famoso centro ospedaliero dice che sono tutte cazzate, e meno male. La disbiosi intestinale, accumulo di cataboliti, quindi l'alimentazione, con le varie metodiche. L'SDRIVE ci aiuta molto, perché ci fa addirittura un elenco dei vari piatti che dobbiamo preparare. Interferenti endocrini, quindi le plastiche, eccetera, il fumo di sigarette, la leucocitosi digestiva.
Se voi fate un emocromo prima di pranzo e dopo mangiato, vedete che dopo pranzo c'è una leucocitosi. Ma se voi mangiate in un modo più corretto, e che significa limitando le oscillazioni glicemiche, la leucocitosi postprandiale non c'è. Un minuto o due per chiudere, grazie. Finito. Eccessivo stress, eccetera, depressione, onde elettromagnetiche, postura. Il test più rapido che ci permette di dare un'occhiata a controllare tutti questi fattori. E allora che cosa ci può tenere integrando non solo, la terapia sintomatica, ma qualcos'altro? Io ho scritto molte cose sulla sclerosi multipla, a volte mi conoscono per quello. Arrivo una PUSA in studio, gli faccio l'autoemo e i sintomi scompaiono, ma non ho guarito la patologia. Se invece abbino la variazione dello stile di vita, guarda caso, rischio di avere un paziente come ho da più di 30 anni che non ha più sintomi, sta bene, si guarisce dalla sintomi della cauda e tante altre piccole cose. Qui un test anatomia patologica. Questo soggetto aveva all'esame istologico il dubbio se era una retocolite ulcerosa o morbo di Crohn. Stava molto male, diverse scariche ematiche giornaliere, eccetera, eccetera. Corretta l'alimentazione per quelle poche fregnacce che un medico vecchio come me può capire, fatto un po' di ozono, modificato un po' lo stile di vita, avevo una vita molto stressante da rappresentante. Guardate cosa c'è scritto poi, guardate le date qui, dove era 24 dicembre del 22, qui l'esame istologico fatto a marzo scorso, non parla più di dubbio tra retocolite ulcerosa e Crohn. Non ci sono più le ulcerette sottomucose, eccetera. Lembi di mucosa, di grosso intestino, di sede, lieve flogosi cronica inattiva. Paziente completamente asintomatico. Però sia questo come gli altri della sclerosi e di altre patologie, se torna allo stile di vita precedente, ritorna alla patologia. Chiaro? Questa qui, una gamba... è la stessa persona, signori. Se qualcuno ha dei dubbi, per piacere, mi avvisi prima e vedo di combinare l'appuntamento con la persona interessata. Questa poveretta qui aveva una sindrome del piriforme, cosiddetta. Un muscolo del piriforme contratto che gli dava una sciatalgia. È stata visitata da illustri colleghi che non l'hanno mai... cioè, è stata vista, ma non visitata da illustri colleghi che hanno detto che era una sciatalgia. Visto che avevo 78 anni, tutti quei farmaci antidolorifici, corretta solo l'alimentazione, stimolato un po' di movimento che era sempre più facile da farsi, abbiamo tolto quasi tutti i farmaci e quella è la gamba dal 17 luglio al 5 settembre. Se dobbiamo finire finisco, ma c'è altro, comunque nessun problema. Ulcere, tumori, eccetera, eccetera.